secondo giorno di cammino lungo la via Spluga. C'è una giornata a dir poco spettacolare e al momento siamo già attorniati da un paesaggio veramente meraviglioso. Come si fa a non essere felicissimi? È qualcosa di... We're starting here, starting right now, one, two, three, we breathe it in, we feel our hearts, they're pounding. Guardate che scenari! Cosa che devo dire veramente che non mi aspettavo bellissima di questa via è che c'è poca gente. Ora, secondo me è strano che non sia stracolma di gente, ma fino a che non sarà stracolma di gente, approfittatene perché è qualcosa di eccezionale, quindi si vive anche questa atmosfera molto 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 pacifica. C'è questo silenzio, in questo momento si sente soltanto il rumore del lago, dell'acqua. Stiamo passando la diga di Monte Spluga, adesso via Spluga prosegue e facciamo la gola del Cardamello. È una gola usata fin dall'antichità, molto, molto dura e molto pericolosa. Infatti i soldati napoleonici subirono una strage in questa gola. Adesso è stata resa più agibile da una mulattiera. Quanto sei bravo! Fai il sorriso alla Sheldon? No fear, we're gonna make it. Everything we want is ours. Oh, reach out and take it. Stiamo scendendo in questa gola e sta già cambiando lo scenario. Questa parte qua nelle gole, non so se si riesce a capire, ma è sicuramente più esposta. Precisiamo, è largo il sentiero e tutto, però se si soffre di vertigini, probabilmente può dare un po' fastidio, un po' tanto forse. Ci siamo fermati per fare pausa, siamo in una vallata, c'è uno scenario attorno bellissimo, mica sta per addentare una mela, ha già fame ovviamente. La cosa bella di queste giornate di tappe leggere che avevamo ieri 3 ore, oggi abbiamo 4 ore e mezza, è che ti permette di goderti tantissimo gli scenari, fermarti, stare semplicemente seduti a contemplare, prendere il sole, mangiare, godersi la montagna, così è bello. Feeling restless and free, never sitting still, taking leaps to fill the in-between. Some people are made to fly, don't try to hold me down. Not looking back, but up, we'll never touch the ground. Da Isola a Campodolcino si incomincia a fare tutto un percorso, fondamentalmente prima che costeggia il fiume e poi dentro il bosco. Mi raccomando, soltanto come dice il cartello, in caso di pioggia, di maltempo, meglio evitare questa parte, anche perché c'è il torrente lì, c'erano un paio di smottamenti e, come diceva il cartello, in caso di maltempo è meglio seguire la strada e lasciando perdere questa parte. Invece oggi c'è una giornata splendida, quindi noi stiamo percorrendo questa parte di sentiero tra bosco e fiume, molto bella. Guardi, a Campodolcino, quindi la nostra tappa è quasi finita. Qui a Campodolcino, tra l'altro, c'è il museo di Via Spluga, che sarebbe questo qui alle mie spalle. Soltanto che oggi è lunedì e quindi è chiuso e noi non possiamo entrare. Ero un po' curiosa, ma fa niente. Vorrei dire che adesso cercheremo qualcosa da mangiare e rilassarci un po' prima di andare in albergo che è a 17 minuti a piedi da qua. Oramai. Giving it all we can, giving it all we got. Oh.
Buongiorno, terzo giorno di Via Spluga per noi e oggi stiamo andando a Chiavenna. Chiavenna che sarebbe anche la parte finale della Via Spluga o l'inizio, a seconda di quale direzione. Noi abbiamo fatto la direzione che va da Tusis a Chiavenna, anche perché se la fate in senso inverso vi ritrovate praticamente a fare quasi tutta salita. E invece noi stiamo facendo la discesa. Ce l'ha con chi lascia i fazzoletti per terra. Ce l'ha con chi lascia i fazzoletti per terra. Arrabbiamoci. Miche, a chi consigli Via Spluga? A tutti quelli che hanno voglia di fare una via interessante. Vi giuro che quando parliamo insieme dice cose molto molto più interessanti e originali, ve lo giuro. Sì. God will make it. Everything we want is ours. Come on, we'll try to take it. Questa parte dietro di me è una parte che è frenata, quindi in linea generale, ad esempio, in questa parte di sentiero siamo passati dalla strada che c'è lì, perché qui era un pochino più complesso, poi dopo ci siamo arrampicati un pezzo, adesso riprendiamo il sentiero. Questo però per dirvi che ovviamente ogni volta che si fanno dei sentieri e soprattutto delle vie lunghe serve un attimino magari informarsi sullo stato attuale del sentiero, perché ci sono frane, perché ci sono smottamenti, perché quando c'è maltempo si creano dei disastri. E quindi bene informarsi sempre. Stiamo arrivando a Chiavenna. La nostra tappa e la nostra Via Spluga è quasi finita. All we got, giving it all we can, giving it all we got. Wow, wow, wow. Siamo a Chiavenna, stiamo facendo i turisti, la nostra Via Spluga è finita e siccome poi mi dimentico sempre di fare le parti finali dei video, vi posso soltanto dire che spero si sia colto quanto è meravigliosa e se non fosse è perché faccio schifo io a fare i video. Ma Via Spluga merita tantissimo.